Roberto, grande prestazione oggi della tua squadra, anche e soprattutto tua, che hai almeno parato 7-8 palle gol nette, insomma, e proprio un giorno delle grazie oggi. Diciamo che abbiamo fatto bene la partita, il merito è di tutti, perché sono state altre partite dove tra gli attaccanti, centrocampisti e difensori ha prevalso sempre. Non è una squadra individualista, siamo sempre un buon collettivo dove la nostra forza è il gruppo, l'unione, la squadra. Possiamo dire che oggi con questa vittoria la salvezza è più vicina? Sì, ma manca ancora poco, altri 3-4 punti per l'aritmetica. Cioè... Napoli è una grande squadra, non a caso si trovava sopra di noi, ma non ricordo se l'abbiamo agganciato o superato di un punto, non ricordo. Ma è una signora squadra che gioca bene al calcio, allenata da un grande mister. Con ottime individualità, come il portiere Mascaro dell'Aquila e tanti altri che non sono da meno, però non allunghiamo. Poi sinceramente pensavi oggi di fare che saresti stato così determinante in questo incontro, sinceramente dimmi, Roberto. Allora, è da tutte le partite che non per mettere le mani avanti, gioco tuttora con una fasciatura alla caviglia perché mi fa male. Serbo Francesco, tecnico del CD Pianopoli, per Inter Forza Cittadina. Allora, mister, un breve giudizio su questa partita. Beh, ci sono da fare due considerazioni. Una a livello tecnico e tattico della partita, dove loro in un minuto ci hanno fatto più un minuto, voi un po' anche il vento a sfavore, due gol, uno annullato e uno valido. Anche il primo, secondo me, quello annullato era regolare. E poi giustamente hanno giocato sulla difensiva cercando qualche ripartenza. L'abbiamo avuto varie, diverse, forse anche 10-8 occasioni per fare gol, non ci siamo riusciti, troppo poca. Io forse tra i loro portieri il migliore in campo, credo. Ecco. Il loro portiere però fa parte del gioco, a volte con un tiro riusciamo a vincere una partita e fare 3 punti, a volte con 10 tiri lo si perdono. Quindi a livello tecnico-tattico è il primo discorso, quindi va bene, ci sta. Secondo me meritavamo di vincere, però è andata male. Con noi avevamo... Ho 5 pedini importanti, Enzo Carriere, Enrico Mazziotti, Paolo Carnovale, Cablì e Armando Filippa che non c'erano. Ci siamo allenati pure male, vuoi il maltempo, però ce la siamo giocata. E, ripeto, a livello di occasioni meritavamo almeno il pareggio. Sicuramente, sicuramente. Però vi posso dire pure che è una squadra che giustamente va fuori casa e fa gol subito, non è che deve fare altri 3. Si deve difendere bene e deve aspettare l'episodio a favore e sperare che comunque anche qualche favore e qualche episodio favorevole gli vada a favore loro. No?